La protesta degli agricoltori arriva anche a Senigallia. Oltre 40 i mezzi agricoli e quasi un centinaio gli imprenditori e gli addetti che hanno partecipato al lento corteo per le vie della città, svoltosi nella mattina e poi ancora nel pomeriggio di martedì 20 febbraio. Al centro della manifestazione la contrarietà ad alcune delle normative europee contenute nella politica agricola comune PAC, additata dagli agricoltori marchigiani come totalmente sbagliata, ideologicamente ecologista e troppo rigida verso le imprese agricole. È nato tutto così per caso, dati i malesseri che stava attraversando il mondo dell'agricoltura nelle ultime decine di anni e arrivati al punto di non ritorno abbiamo deciso di comune accordo di iniziare a muoverci e far sentire la voce. Questo è un evento che segue molti altri eventi che sono stati su tutto il territorio marchigiano, che hanno interessato tutte le province delle Marche. I motivi della protesta sono, diciamo che li possiamo racchiudere tutti dicendo le leggi europee, cioè le leggi che attualmente regolamentano l'agricoltura sembrano studiate a tavolino per far sì che il lavoro dell'agricoltore vada pian piano fino a finire a spegnersi, perché le condizioni che sono state create non sono proprio compatibili con l'imprenditoria. Quali sono le vostre battaglie? Allora, prima di tutto la battaglia deve essere fatta per questa PAC, una PAC scritta totalmente a tavolino con un'idea, secondo me, ecologista totalmente sbagliata. Manifestiamo anche per i rincari del gasolio agricolo, ma soprattutto perché nel 2026 si vogliono togliere totalmente le agevolazioni sul gasolio agricolo. E l'Europa in questo non ci sta dando nessun tipo di alternativa. Un primo passo in avanti per accogliere le vostre richieste è stata quella dell'esenzione dell'IRPEF agricola per i redditi sotto una certa soglia e poi anche per una riduzione comunque del carico fiscale. È abbastanza? È un primo passo che considerate No. soddisfacente? Allora, questo non è un passo soddisfacente. Questo sembra che sia solo un contentino. Noi non ci possiamo accontentare di questo. La politica deve di nuovo tornare a incentrarsi sui veri problemi che hanno le aziende agricole, la politica deve ritornare sul territorio e la politica deve smettere di avere solo il ruolo di burocrate. Tra i nodi ci sono la previsione annua del 4% di terreni da preservare dalla coltivazione, l'ammontare dei contributi di cui non si conosce con esattezza l'entità e la tempistica dei vincoli che non consente un'adeguata programmazione delle coltivazioni con l'anticipo necessario per il mondo agricolo. E poi il rincaro dei carburanti e delle materie prime che hanno investito il settore, fino alle agevolazioni di cui si vocifera la scadenza al 2026. Non mancano poi i problemi legati al margine sempre più ridotto delle imprese costrette a fare i conti con prodotti di importazione a basso costo. Ce lo spiega anche Antonio Luzzi, imprenditore agricolo. Noi coltiviamo con mille vincoli, quello che arriva da fuori è senza vincoli, è chiaro che costa di meno, è chiaro che ci fa concorrenza. E dopo noi siamo costretti praticamente che la roba nostra è sottopagata. Nel commercio devi abbassare il Ma è prezzo. un gioco a Lavori, ribasso. è un gioco a ribasso scorretto però. Incidono i costi di produzione sull'attività, ma incidono anche le leggi del mercato globale, dove oggi noi purtroppo troviamo prodotti a noi concorrenti di un prezzo molto inferiore e anche di qualità molto inferiore, però le leggi di mercato virano tutto sul più conveniente senza guardare la qualità. Quindi un problema di concorrenza. È un problema di concorrenza poco leale da parte dei paesi che diciamo ci inviano le cose che noi importiamo perché riescono a produrre a molto basso costo. E è un problema anche di sicurezza alimentare perché l'Italia dal punto di vista fitosanitario è ottimamente regolamentata, mentre nei paesi fuori dall'Italia la regolamentazione è differente e non abbiamo certezza di avere qualcosa di pulito e sano nel piatto.